Ecco, dimenticavo di dire che questa è una leva vantaggiosa di primo genere. Vantaggiosa perché dal momento che il braccio della forza motrice è più lungo del braccio della forza resistente, la forza motrice può essere più debole. Infatti, con meno di 0,6 N si riesce a equilibrare una forza di 0,8 N. Quindi con una forza più debole si equilibra una forza più intensa e quindi si ha un vantaggio.